ragazzi, fate attenzione. La principessa Lontal del Sali è in arrivo su quel jet. A noi è affidato il compito di proteggerla. Una principessa? Me ne occupo io. Perché proprio tu? Non vorrai proporti, Jones? Perché no? Sarei il più adatto. Ma io mi sono offerto per primo. È un sogno che si realizza! Finalmente sono in America! Chissà se tutti gli americani sono così simpatici e carini. È tutta tua, te la lascio. Maoni, potrebbe essere lei a proteggere noi. È incredibile, hai visto che muscoli. Lontal, vergognati. Questi modi non si addicono alla futura regina del Sali. Mettili giù. Vabbè, inizia a rubare. Perdonami se mi sono lasciata un po' trasportata. E questi sarebbero gli uomini più in gamba del vostro dipartimento. Prima di questo affettuoso abbraccio. Sono il capitano Harris, principessa, il capo responsabile della vostra sicurezza. Sono Noxo, la guardia del corpo della principessa Lontal. Non mi serve l'aiuto dei suoi tirapiedi. È chiaro che non ho paura di niente. Ah, sì? Un cane feroce. Un cane feroce. Oh. Aia! Su, da bravo non mordere. Accuccia, cagnolino. Ho idea che preferisca i gatti. D'accordo, allora direi che siamo in buone mani. Vogliamo andare? Ma dov'è la mia scorta personale? Ah. Oh, cosa mi ha colpito? Nessuno deve mettersi fra la principessa e me. Presto la sposerò e quel giorno diventerò re del Sali. Mi scusi, signore, che cosa stava dicendo? No, niente, andiamo. Sistemate i bagagli dove c'è ancora posto. Principessa, può mettermi giù adesso? Come vuole, capitano Harris. Oh, mi scusi, non volevo farle del male. Beh, forse Nox aveva ragione. Voi americani siete troppo delicati. Non ha visto l'agente House, neanche lei riuscirebbe a sollevarlo. Davvero? Come mai non è qui? Si è preso un giorno di permesso per il concerto dei Fat Boys. I Fat Boys? Ma è straordinario! Sono il mio complesso preferito! Non mi stupisce, gli opposti si attraggono. Voglio assistere anch'io al loro concerto. No, è troppo pericoloso per lei. Non può mescolarsi a quelle rockstar. Perché fai sempre in modo che io non mi diverta? Lontal, non parlare così a Noxo, lo sai quanto ti è devoto. Se quell'energumeno non le vuole bene, io sono il capo della polizia. Fra una settimana verrai incoronata ed avrai molti doveri. No, ho capito, zia, mi comporterò da regina. Principessa, che ne dice di venire con me, Ux, a fare un po' di shopping? È un'idea fantastica, mi piacerebbe tantissimo. E io sono contrario. Non si preoccupi, Noxo, non la perderemo mai di vista. Voglio provarmi questi vestiti così carini. Non voltatevi finché non li avrò indossati tutti. Oh. Ci ha messe nel sacco. Principessa, torni indietro. Abbiamo le gambe per starle dietro. Scusi, buon uomo, lei è uno dei Fat Boys? No, sono troppo magro, ma loro sono miei amici. Lo sa che sono i miei cantanti preferiti. Le andrebbe di salutarli? Ho il loro numero di telefono. Ecco, lo sapevo che avrei fatto bene a seguirla. È libero? La casa questa è dei Rapper Fat Boys. Se senti questa voce... Si stanno esibendo per me! Non siamo qui noi, ma non disperare! Più non riattaccare, non appena qui saremo, ti chiameremo amore! Ah, hanno detto che mi amano, sono innamorati di me! Ne sei sicura? Non era la segreteria telefonica quella? Che cosa sarebbe? Non lo sai? Beh, sarebbe, ecco... No, non mi interessa! Portami subito dai miei adorati Fat Boys! Beh, dovrebbero essere allo studio ad incidere il loro nuovo album. Forse noi... Allora, ragazzi, ci siamo? Non lo so, Mark. Non mi va di cantare una canzone sulla sfortuna. Perché, Cole? Perché porta sfortuna. Porta più sfortuna, non mangiare! Coraggio, gente, attacchiamo! Wait
comes to love, I'm like so many. If it weren't for bad luck, I wouldn't have any. I always catch a flat on the way to the plane. Always got my umbrella, except when it rains. If I go to a concert, it's always sold out. My flashlight goes dead when there's a blackout. Siete qui per proteggere i Fat Boys, ragazzi? Sì, nessuno oltrepasserà questa porta. Lei chi è? Una sorella di Aitawa? Aitawa? Che strano, non sapevo che Aitawa avesse una sorella. Ragazzi, ci lascereste portare queste pizze ai Fat Boys? Ma certo, non c'è problema. Le sorelle di Aitawa sono anche le mie sorelle. Aspetta, Seth, avevamo l'ordine di non far entrare nessuno. When I go to the movies, there's always a line. Yo, my roof gets repaired when the sun starts to shine. It's only with girlies that I get lots of action. But most look like Jesse, not LaToya Jackson. What happens to me makes my poor brain pucker. When it comes to life, I'm just a sorry sucker. Preoccupatevi, vi tiriamo fuori subito. È stata tutta colpa mia, vi aiuterò io, mi hai adorati. Oh, gol! Mark, Big Box, scusatemi, io non volevo. Te l'avevo detto che sarebbe stato pericoloso mescolarsi alle Rockstar. E tu chi saresti, amico? Uno che vuole salvarvi dalla cattiva sorte e nient'altro. Ma perché non pensa ai fatti suoi? Quella ragazza porta sfortuna. È meglio starle lontano, amici. A causa sua potrebbe succedervi di tutto. Non crediamo a simili fesserie. Ehi, ma dove è andato? È strano, anche Lontal è sparita. Comunque voleva darvi questa. È quello che ci voleva per trascorrere il tempo fino all'ultimo piano. Si sale mentre la pizza scende. È squisita, voi non trovate? E quel tizio voleva farci credere che la ragazza portava Iella. Solo la pizza non ha mai portato sfortuna a nessuno. Oh, ehi, che sta succedendo? Sembra il cavo dell'ascensore. Sta cedendo. E adesso che si fa, ragazzi? Smettiamola di mangiare. Qui è l'agente House. Sono allo studio, bloccato dentro un ascensore. Ehi, visto che sei al telefono, ordina un'altra pizza, tanto per non rimanere senza. Mahoney, qui Callan. Cattive notizie, abbiamo perso le tracce della principessa. Straordinario. Noi invece abbiamo perso Noxo. Pensavo fosse una buona notizia. Mahoney, abbiamo ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di House. Ok, ci vediamo agli studi. Qualcuno ci faccia uscire! Ehi, Big Box, che cosa succede se l'ascensore cade di schianto? Passeremo alla storia del rock. E non potremo mangiare mai più. È un incubo, tremo solo a pensarci. Pensate a cose più divertenti. Panini colpiti, frittate, marmellate, ketchup. Ce la fate a intrufolarvi in questo passaggio? Per chi ci hai preso? Per tre fakiri, piccoletto? Non preoccupatevi, allargherò l'apertura. Confesso che comincio a preoccuparmi. È incredibile, gente, siamo salvi. Ottimo lavoro, agente Aitawa. Grazie, Tak, ma ora falli uscire, non resisterò per l'eternità. Grazie, ci hai salvato la vita. A costo della tua schiena. L'energumeno aveva ragione. Quella ragazza porta sfortuna. Quale energumeno? Mai visto prima. Indossava un impermeabile ed un asciugamano. La ragazza è la principessa Lontal del Sali. E noi dobbiamo trovarla prima che ci riesca quel tipaccio. Il cavo non era consumato, è stato reciso. Beh, nel caso ritroviate la ragazza, tenetemela lontana. Spiegare ai miei adorati Fat Boys che cosa è successo, ma non riesco a trovarli da nessuna parte. Ciao, ciao, bambina. No, lei si sbaglia, signore, non sono sua madre. Brava gente, sapreste dirmi dove posso trovare i Fat Boys?
Ehi, perché cercare i Fat Boys, chica, quando hai di fronte i K.O. Boys? Lo sai perché ci chiamano così? Perché quando qualcuno non fa quello che diciamo, noi lo mettiamo subito K.O. Per fare un esempio, se ti dico, dammi quei braccialetti che porti al polso, tu che cosa rispondi? Dai, sentiamo. Devo andare, non ho tempo. No, hai sbagliato la risposta. Chi è quella signora che parla con il nostro autista? Oh, è Rumba, la zia di Lontal. Non me ne andrò da qui finché i Fat Boys non mi avranno detto dove è andata la mia nipotina. Prudenza, amici, e se fosse tutta la famiglia a portare sfortuna? Lasciamo perdere l'auto e andiamo a teatro con la metropolitana. Vogliamo giocare a pallacanestro? Siete molto maleducati. Prima di rivolgervi a una signora, imparate le buone maniere. Siete sicuri di voler prendere la sotterranea? Rilassati, il metrò è il secondo mezzo di trasporto in quanto a sicurezza. Ah, davvero? E quale sarebbe il primo? L'ascensore. Non osare avvicinarti a me, principessa. Nessuno mi aveva mai chiamata così. Prima. Quella era la nostra fermata. Il treno non si ferma più, è lanciato in una folle corsa. Non capisco proprio come sia potuto accadere. I miei adorati Fat Boys, finalmente vi ho trovati. Ecco, ti basta come risposta? Ah, è lei la portafortuna. Oh no, vi supplico, fatemi scendere. Non siamo a destinazione, questa è la 34esima strada, la 42esima, la 54esima. Ci dovrà pure essere un sistema per fermare questo treno. Tanto più che le strade stanno finendo. State lontano dai miei rappers preferiti. No! Come faremo a proteggervi? La locandina del concerto! Li aspetterò all'interno. Dov'è la principessa Lontal? Signora, i miei uomini stanno battendo la città. Perché è un tappeto? Non si preoccupi per Lontal, sono sicuro che la troveremo. Finora i Fat Boys sono sopravvissuti alle mie trappole, ma questa volta non accadrà. Questo pannello controlla tutti gli effetti speciali. Non fate avvicinare nessuno. Non mi piace il numero di entrata, amici, e date piste. Sta tranquillo, non c'è pericolo. Avevi detto la stessa cosa per gli ascensori e i treni. Andrà tutto benissimo, purché quella ragazza si tenga alla larga da noi. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. When things are bad, you're feeling low. Your pop tells you that you can't go to the movies until your homework's done. Or you go to the beach and there ain't no sun. Or the teacher informs you you're getting a D. Or your mom's is bugging, eat your broccoli. Ehi, amici, questi effetti speciali mi sembrano un po' troppo speciali. Il raggio laser sembra letteralmente impazzito. Li ridurrà a tanti colabrodi. Non vi preoccupate, vi salverò io, miei adorati. Questo fa parte dello spettacolo. No, a meno che non si tratti dell'ultimo show. Che cosa ci sta succedendo? Nulla qui non si possa porre rimedio, ragazzi. Lo sentivo che doveva esserci lo zampino di quello. Non credi di averci portato abbastanza fortuna? Lasciaci in pace o finiremo arrostiti. Mi dispiace, farò come desiderate. Ci vorrebbe una rete. Perché? Pensi che basterebbe per i Fat Boys? Hightower, tira giù uno di quei tendaggi. È probabile che tenga. Ci penso io. Fatevi da parte. Bene, ragazzi. Pronti a lanciarvi? Amici, è calato il sipario. Ti avevo avvertita. Dovresti smetterla di correre dietro a quei rocchettari e sposarmi. Sposarti? Ma io... Quei due si sposano. Non sapevo neanche che fossero fidanzati.
Domani, prima di rientrare nella nostra amata Sally, ho già preso tutti gli accordi del caso. I Fat Boys ti detestano, ti odiano. Non so cosa dire, forse hai ragione tu. Ok, prima call, quando volete. Speriamo almeno che quel sipario sia nuovo. Bene, adesso Mark. Sto arrivando, eccomi. Ok, tocca a te, Beatbox. Ragazzi, mi spiace, ma ho cambiato idea. È troppo pericoloso. È come giocare a yo-yo. Per il nostro matrimonio mi occuperò io della sicurezza. Sono stufo di avere tra i piedi questi insulsi poliziotti. La capisco e mi scuso con lei. Che mi venga un accidente se è stata colpa mia. È tutto a posto, Big Box? Oh sì, per fortuna qualcosa ha attutito il colpo. È questo che intendeva con le parole che ha detto prima? Si è assunto le sue responsabilità. Ehi, capo, si sente bene? Dobbiamo fare assolutamente qualcosa, ma Oni, la principessa, corre il rischio di sposare quel mascalzone di Nox. Lui non l'ama nemmeno, vuole soltanto diventare re del Sali. E tu come lo sai? L'ho sentito parlare tra sé e sé, gli capita molto spesso. Deve essere geloso dei Fat Boys. Questa penna è della sua lancia. È stato proprio lui a sabotare gli effetti speciali e l'ascensore. Questo matrimonio non sa da fare. Bisogna spiegare alla Hontal che razza di furfante è il suo fidanzato. Ma Nox non ci permetterà mai di avvicinarla. Un momento, ho un'idea. Ci infiltriamo al matrimonio travestiti. Uno di noi potrebbe fare il giudice di pace. No, non funzionerà. Nox ci conosce. Ci vorrebbe qualcuno che non ha mai visto prima. Oh, come stai, Capitano Harris? È meglio, è vero? Perché mi state fissando a quel modo? Fratelli, sì, ecco, siamo qui riuniti per... da qui non mi ricordo più. Non si preoccupi, dica pure quello che le viene in mente. Oh, beh, certo, sì, come no? Andrà benone, comandante. Non mi piace la faccia di quei tipacci. Neanche a me. Ma dobbiamo salvarla. Lontal è la nostra fan più accanita. E neanche la più strampalata. Andiamo a prendere il secondo. Ehi! Fermate quei camerieri! Non era il caso di fare lo spuntino. Tagliamo la corda! Quando la principessa passerà di qui, attirate la sua attenzione. Lo sapete, voi non mi sembrate affatto delle ballerine. Anche lui non mi sembra un valletto, Jones, ma un pugile. Ehi, non vale, tornate indietro! Ah, voi dovete essere la coppia di sposini. C'è qualcosa che non mi convince, ma non importa, si sbrighi a sposarci. Oh, ma certo. Per l'autorità concessami in virtù dei successi sul campo e grazie alle innumerevoli vittorie io... Tagli corto. E voi chi sareste? Ecco, noi siamo i giocolieri. Senti, che cosa fai? Non è questo il momento di giocare coi fuocherelli? Non ho mai visto un matrimonio così pittoresco. Che bravi quei giocolieri. Non si lasci distrarre da loro, vada avanti. Ehi! Hanno un viso familiare. Quei due mi ricordano gli agenti Zed e, come si chiama, Switchak. Sono piedi travestiti. Ci siamo anche noi, principessa. Ha cercato di farci fuori dando a lei la colpa. Vuole solo diventare re. È l'ultima volta che si mettono sulla mia strada. No, Noxo, non me la sento di sposare un criminale. Soprattutto se è uno che parla da solo. Fatti un bel bagnetto. Ehi, smettila, mi stai stritolando. Oh, un'eruzione vulcanica, potremmo venirne travolti. Scappiamo presto. Ben fatto, vulcanico Tackleberry. Visto quanti usi il mio bazooka? Ragazzi, non so come ringraziarvi per aver salvato Lontal da quell'odioso di Noxo. Non ringrazi soltanto noi, i Fat Boys hanno fatto il grosso del lavoro. Oh, fratelli, siamo qui riuniti per... È stato commovente l'amore che mi avete dimostrato. Nel Sali una regina può avere fino a 3 mariti e il giudice di pace è già qui. Tagliamo la corda! Non possiamo essere buoni amici! Voglio restare scapolo!